posizionato quando 2 o 3 giorni prima delle elezioni sono venuti fuori 3 annunci. Uno, che c'erano degli hacker cinesi che stavano cercando di inficiare i voting polls. Un'altra, che erano i russi che invece cercavano anche di fare altre cose. Quando si inizia a mettere avanti queste storie, che sono le famose storie prefabbricate, significa che a un certo momento danno la possibilità a uno dei due poi di dire: ecco, sono stai, è colpa di questi. Quindi io sono sempre molto scettica quando sento questi annunci. Anch'io pensavo questo, era più un trovare un responsabile fuori dal proprio operato, dal proprio percorso. Lei deve assolutamente. E questo non le fa certo male. Il discorso è che la famosa, lei che diceva cerchiamo di rompere il tetto di cristallo per noi tutte donne, in realtà le donne non si sentivano rappresentate da lei, per nulla. Tra l'altro io ho una cugina, per esempio, che lavora, è americana, e lavora per diverse news di diverse televisioni, e ha fatto un viaggio con la Clinton durante il suo periodo di segretaria di Stato. Ha detto che è la donna più odiosa e antipatica che uno abbia mai conosciuto. Tanto lei che era, ha detto: io voto Trump pur di non votare lei. Questo per dire cosa vuol dire l'empatia di questa donna. Sì, molto telegrafico. Allora, sì, due battute. Una, l'assurdo, non so cosa è, che percezione avete voi, tra media e persone cosiddette della sinistra, sinistra radicale, ora c'è un diluvio di accuse, paura di Trump, anche comprensibile visto il personaggio, rimuovendo chi era la Clinton e cosa avrebbe fatto la Clinton se avesse vinto rispetto alla politica internazionale. A me queste cose lasciano, continuano, cioè non è che mi meraviglio, ma insomma mi fanno venire insomma dei dubbi sull'intelligenza delle persone, perché sembra che lo scontro fosse se non altro tra Sanders e Trump, non tra la Clinton. Prima battuta. Seconda cosa, appunto, Sanders, dopo aver perso le primarie truccate, chiamiamole così, perché questo appoggio alla Clinton? Forse era dovuto, ma il sistema è veramente bloccato. Sanders potrebbe veramente, con tutti i limiti, per carità, costituire un elemento che in prospettiva può cambiare le cose. Ultima cosa, sulla Bosnia, io ho avuto la fortuna di stare nell'ex Jugoslavia, farmi un anno solo, l'anno scorso, i diversi stati dell'ex Jugoslavia, la disinformazione regna sovrana, ancora si trovano, cioè seconda dove vai, c'è ancora la vulgata che arrivava da noi, di serbi brutti, sporchi e cattivi. È anche difficile, io ho fatto una ricerca bibliografica, di trovare dei testi seri, sistematici, che parlino, diciamo, di quella che è la storia, con un po' più di distacco, della Bosnia. E per fare un esempio, se Srebrenica, io ho avuto insomma la possibilità di andare in altri stati, e trovo via via, ero ad Atene l'anno scorso, anche lì una commemorazione della storia di Srebrenica, quando ormai, voglio dire, cioè, ci sono documenti, foto che testimoniano come tipo Rambouillet è stata costruita al tavolino. Quindi c'è ancora un'enorme disinformazione, e odi incrociati che ho trovato dei croati contro i bosniaci, per esempio il ponte di Mostra, altra cosa, tutti pensano la tirata giù di Serbia, mi accordo a Mostra che la tirano giù i croati, no, per dire 3 cose assurde che trovi. Guardi, ci arriviamo subito dopo. Sì, ci arriviamo dopo quando presentiamo. Certo. L'ultima norma, breve.